che ci siano dei segnali, come dire, un po' meno negativi dalle previsioni del Centro Studi di Confindustria, non solo sulla situazione economica del paese, lo si sa. Noi riteniamo che siano in parte congiunturali ancora per il calo del prezzo del petrolio, per il rapporto euro-dollaro favorevole alle esportazioni e per altri fattori che non dipendono dal fatto che il paese ha ricominciato a funzionare. Le riforme in atto danno, come dire, un po' più di fiducia agli italiani e la fiducia per i consumatori è fondamentale. Quindi, cauto ottimismo, direi. 2015 dovrà essere l'anno, secondo noi, in cui nel paese si dà un'accelerata ai processi di riforma in corso. Allora potremmo pensare che il paese poi possa uscire da questa lunga crisi. La Sicilia è un po' lo specchio dell'Italia, con dei dati che oggi verranno, come dire, illustrati in questa sede, dei dati relativi alla disoccupazione preoccupanti, perché siamo al 23% contro una media nazionale del 13%. Poi andiamo a vedere quella giovannina ancora peggio e con, come dire, la situazione in cui si parla di grandi obiettivi, però poi alla fine sembra che le cose che si devono fare tutti i giorni non si facciano. E quindi bisogna veramente dare un'accelerata agli interventi della politica per rimettere in moto il paese e la regione, che sono necessari. Ecco, questo è un po' il contributo che cerchiamo di dare con questa serata. Io farò le conclusioni, però ascolteremo attentamente da Stella, che, come dire, è una persona che ha studiato certi fenomeni, continua a studiarli, che riguardano un po' la burocrazia del paese, che è uno dei freni più grossi allo sviluppo, e poi c'è il professor Tabarelli di Nomisma Energia, che è uno dei più grossi esperti in materia petrolifera energetica in Italia, e poi sentiremo anche l'assessorato competente qua della regione. E vedremo un attimino di fare una fotografia dello stato di oggi e cosa si potrebbe fare per, come dire, innescare un processo di sviluppo virtuoso. Presidente, io stavo dando un'occhiata ad alcune delle parole che avete scelto per questa spirale che accompagna subito dalla copertina il vostro almanacco, Smart City, Santa Lucia, Fondazione Inda, cioè come a segnare ancora una volta il legame sempre forte di Erga con questa parte di Sicilia. Sì, perché noi crediamo che caratteristiche del territorio, positività del territorio vadano valorizzate. I territori hanno tutte delle specificità che vanno, su cui bisogna lavorare, però non vorremmo nemmeno rappresentare un libro dei sogni, perché poi il rischio di parlare di smart city, che sicuramente è un tema interessante, piuttosto che di poli tecnologici e quant'altro, si corre il rischio che poi non si guardano le cose da fare oggi. Quindi bisogna ragionare in modo anche un po' strabico, no? Pensiamo alle cose di oggi e con un occhio progettiamo il futuro. Questo è un po' lo sforzo. D'altra parte, noi da 40 anni che operiamo in questa terra e ne conosciamo pregi e difetti. Vorremmo esaltarne i pregi e in qualche modo limitarne i difetti, cosa non facile. Però a furia di, come dire, mettere a disposizione idee, riflessioni fatte anche da esperti competenti in materia, speriamo di dare un nostro contributo veramente a, come dire, una coscienza, della politica, una coscienza pubblica che sia rivolta al futuro in senso positivo, ovviamente.